Eccoci ragazzi, diamo un po' di parola ai tifosi che se la meritano, tifosi del Milan sotto pressione. Io penso due cose, poi ditemi voi ulteriormente cosa ne pensate. Questa settimana trascorsa a trasformare Reggio Emilia in Perugia, questa settimana trascorsa a rievocare ancora la Fatal Verona, pensavo che avrebbero finito dopo Verona-Milan 1-3, invece vanno avanti, imperterriti. Questa settimana evocare tragedie, sventure, apocalissi contro il Milan, significa due cose: che Sassuolo-Milan non è una partita che viene valutata sul piano tecnico, e questa può essere una buona cosa, nel senso che ormai la squadra ha raggiunto una sua credibilità e si sa che il Milan comunque la sua partita, la sua prestazione anche a Sassuolo, anche a Reggio Emilia la fornirà. Oppure c'è una totale mancanza di rispetto nei confronti della squadra, cioè non ci interessano i progressi del Milan esibiti nelle vittorie contro la Lazio, contro la Fiorentina, contro il Verona, contro l'Atalanta. Noi cerchiamo semplicemente di dare per scontata la vittoria dell'Inter sulla Sampdoria e di dare invece forza, spazio al Sassuolo, caricare il Sassuolo contro il Milan. Mi sembra un disegno comune delle redazioni, radio, televisive, e web e giornali. Mi sembra che si parli soltanto di questo. Poi, oh ragazzi, il Sassuolo è mediaticamente forte, lo diceva anche Tudor, l'allenatore del Verona, quindi al di sopra di ogni sospetto, non lo diceva Suma. Ma è possibile che abbiamo gli stessi punti del Verona o del Sassuolo o qualcuno in più, ma quelli bravi ce li ha solo Sassuolo. Ragazzi, il Sassuolo viene da una bella vittoria a Bologna 3-1 nel derby, era un derby a cui Sinisa teneva, il Sassuolo l'ha vinto meritatamente. La Sampdoria viene dal 4-1 contro la Fiorentina, ma non c'è il becco di nessuno che prova a chiedere alla Sampdoria se per caso ha in testa di giocare a calcio, di giocare a pallone, di fare la partita contro la squadra più forte del sistema solare proprio alle mie spalle domenica a San Siro. No, Sassuolo. L'ordine è battere sul Sassuolo, e quindi battono sul Sassuolo. Va bene. Ragazzi, la parola ai tifosi. Qualcuno di voi mi ha scritto, e lo ringrazio. Lei parla molto del fatto di chi è più forte, di chi non è più forte, ma il calcio non è chi è più forte, il calcio è chi vince. Ad esempio, mi scriveva l'amico che ringrazio, il Paris Saint-Germain è da anni la squadra sulla carta più forte di tutte in Champions League, ma non la vince. Lo diceva, credo, Gigi Buffon, prima di un Italia-Spagna agli europei del 2012, se non sbaglio. Spagna fortissima, Spagna campione d'Europa in carica, campione del mondo in carica, e Buffon e De Rossi però dissero sì, però il calcio non sempre vince il più forte. Quindi non capisco perché questo duello Milan-Inter si sia incancrenito sul concetto del più forte. Bisogna vedere alla fine chi vince, perché l'esempio del Paris Saint-Germain è calzante. Ora l'Inter e il Paris Saint-Germain sono costruite con filosofie diverse, situazioni diverse, mondi diversi, però se vincesse sempre il più forte, il Paris Saint-Germain avrebbe vinto tutte le ultime Champions League, invece così non è stato. Qualcuno di voi poi mi ha scritto, poi anche i colleghi, io sembra che sia vittimismo o atto d'accusa il mio, leggete i commenti dei tifosi milanisti. Io credo che nessuno debba scrivere sui giornali, debba dire in radio, debba dire in TV, debba scrivere sui siti quello che vogliono i tifosi del Milan. Però sono milioni anche loro e meriterebbero un minimo di sensibilità e di rispetto anche loro, come i tifosi interisti, come i tifosi juventini, come tutti gli altri. E uno dei tifosi del Milan che hanno la pazienza di seguire questo canale YouTube mi ha scritto: quella dal punto di vista della ricerca dei raffronti e dei paragoni storici negativi contro il Milan nell'ultima giornata è una caccia all'uomo. Cioè il tifoso del Milan si sente praticamente accerchiato, però il tifoso del Milan deve sentirsi circondato, non accerchiato. Ci circondino pure, poi troveremo il modo. Però il tifoso del Milan ha una grande risorsa, pensare alla sua squadra. La sua squadra non viene contaminata da queste cose, non viene intaccata da queste cose. La squadra del tifoso del Milan lotta, suda e lavora. Nessuno ha mai regalato nulla in questa stagione al Milan. Anzi. Non vogliamo regali, sappiamo che le partite sono tutte dure, era appena finita Milan-Atalanta e Stefano Pioli ricordava subito la forza degli attaccanti del Sassuolo, quindi nessuno di noi si è mai permesso di dire diamo per scontato di vincere a Sassuolo, ci aspettiamo regali dal Sassuolo, nessuno di noi si è permesso, si permetterà mai, perché non è la logica, non è la visione delle cose di questo Milan. Quindi
la caccia all'uomo che viene vissuta dai tifosi del Milan questa settimana la giro a tutti i colleghi che magari in un impeto di sano masochismo vengono a sentire quello che dico, cioè i tifosi del Milan, tutto questo rievocare di Verona, di Perugia, di Istanbul, di Pioggia, di Collina, di 73, di 90, ecco, si sentono veramente mancare l'aria e avrebbero anche diritto loro di vivere una vigilia normale. La offro come documentazione, basta leggere i commenti dei tifosi del Milan a questo punto. C'è poi un altro tifoso rossonero che mi scrive: nelle 87 partite dopo il lockdown abbiamo una media di 2, se non ricordo se 23 o 32, però insomma 2, o 23 o 32 punti. Ragazzi, sono tanti. Già la media di 2 a partita su 87 gare è dura da tenere. Esserci abbastanza nettamente al di sopra è già qualcosa di significativo, è già qualcosa di importante. Oggi i quotidiani, questa mattina i quotidiani si soffermavano molto sulla difesa del Milan, su Maignan, Tomori e Kalulu. Adesso si torna naturalmente a parlare, anche ieri sera è uscita la notizia di Bastoni che potrebbe lasciare l'Inter, ma, e quindi tu pensi, Inter destabilizzata? No, perché lo va a sostituire Romagnoli, quindi alla fine il target finale è sempre quello, secondo lo scenario, non che io pensi che sia una cosa che possa accadere ufficialmente ed effettivamente. Dico che adesso tornano fuori le difficoltà sul rinnovo di Leao, le difficoltà sul rinnovo di Kalulu, ogni tipo di difficoltà, insomma, le destabilizzazioni. Mi auguro ci siano per tutti, certamente per noi ci sono. Oggi Repubblica dà la notizia dell'accordo economico trovato da Paolo Maldini e Ricky Massara con il management rossonero e la proprietà rossonera per il proseguimento del contratto. Mi auguro possa essere così, perché questa politica, questa visione, questa mano nella conduzione della squadra è qualcosa di molto buono, è qualcosa di molto positivo, è qualcosa di giusto, e quindi naturalmente tenendo conto del fatto che è tutto il Milan a portarla avanti, perché il circolo virtuoso lo fai quando tutte le componenti del Milan hanno la lancetta dell'orologio sintonizzata sulla stessa ora. E quando sei nel circolo virtuoso lo devi tenere, devi insistere, perché nel calcio è facilissimo uscire dal circolo virtuoso, ma è difficilissimo rientrarci. E quindi adesso che il Milan ci è rientrato deve assolutamente insistere. Ragazzi, non vi ho nascosto nulla di questa settimana, vi avevo detto dall'inizio come sarebbe stato. E quindi sapete com'è, sapete come sono gli schieramenti, sapete come sono popolate le redazioni, noi gli sparuti giornalisti che hanno il Milan nel cuore siamo tutti qua, in video, qua. Poi invece, dietro la trasversalità, sono tutti gli altri e stanno lottando e stanno lavorando duro. Noi dobbiamo pensare solo a giocare la partita difficilissima contro un avversario molto forte come il Sassuolo, e speriamo bene. Ciao a tutti, a domani.